Unità, mobilitazione 4, direzione Fisk Tower. Fisk? Avete già beccato? No, siamo alla Fisk Tower. Stiamo aspettando il mandato. Posso unirmi anch'io alla festa? Conosci i suoi avvocati. Stavolta dobbiamo attenerci alle regole. E dai, sono 8 anni che aspetto questo momento. Vuoi renderti utile? Vai a Times Square. I suoi uomini stanno bloccando la colonna dei rinforzi per impedire che arrivino qui. D'accordo, ci sono quasi. Parker, dove sei? Dobbiamo provare la dimostrazione prima che arrivi la commissione che stanzia i fondi. Sì, mi scusi. Sì, devo risolvere un problema personale. Arrivo subito, promesso. Devo liberarmi in fretta per dedicarmi al mio vero lavoro. Yuri ha chiamato la cavalleria. Una tazza di fratture multiple? Vi avverto, oggi sono in vena di pugni. Avanti il prossimo. Qui si mette male. Da lavoro a parecchia gente. Spider-Man, qual è la situazione? Qui ho quasi finito. Tu? Stiamo per entrare. Arrivo subito. Non voglio perdermi la faccia di Willy quando l'ho ammanettato. Ok, Yuri, ho finito. Cosa sta... Yuri? Yuri! Sapevo che Fisk non si sarebbe arreso.
Inviate rinforzi e bloccate il traffico aereo. Yuri, tutto bene? Se fugge dall'edificio, lo perderemo. Allora io andrei... Accomodati. Sì. È il gran giorno, Willy! Occhio a me! Ehi, dove vai? Al volo! Apro un passaggio, seguitemi! Levati, Spider-Man, ci siamo noi! Mi spiace deluderti, amico, ma tu non farai un bel niente! Cosa ci fa qui, Spider? Assoluti in traccia! Grazie per la botta di autostima, ragazzi! Farà male, ti avverto! Quello che si dice è un ambiente di lavoro ostile. Il capo ne ha abbastanza di te. E anche... Sono pieno di ragnatele! Lo voglio morto! Se ti arrendi potrei andarci piano con te. Devo sistemare quei cecchini. Odio quel pivello. Puoi fermarmi? Appena scendi ti ammazzo! Zappati quella foglia! E ditelo a Stero, o non abbiamo speranze! Direi che sono finiti. Via! Via! Ascensori bloccati! Per le scale! Preferisco un approccio diretto. Spider-Man, novità? Mi dirigo ai piani alti, sperando che nessuno riattivi gli ascensori. Stanno sparando agli elicotteri. Temo che Fisk abbia uomini armati su ogni piano. È disperato. E ci attacca con tutto quello che ha. Devo trovarlo e fermarlo. Abbiamo intercettato una chiamata. Stanno cancellando i dati sui server. Quelle prove ci servono se vogliamo tenerlo dietro le sbarre. Ok, alla sala dei server. Nemici al piano superiore! Devo rispondere. Ciao, zia May! Che cos'è questo baccano? Sto guardando un film di supereroi. Che c'è? Allora mi confermi la cena di domani? Assolutamente, ma ora devo andare. D'accordo, un abbraccio. Anche a te! Pensate davvero che per voi finirà bene? Te ne pentirai. Prendiamolo. Prova a concedere. Carica! Dobbiamo... Avanti il prossimo. Circondiamolo. Rimpiangi le tue scelte di vita? Devo trovare la sala server prima che cancellino le prove. Devo trovare un accesso secondario. Ok. È come la buca del Bianco Ragno. Fisk sarà anche uno sporco criminale, ma i suoi condotti sono piuttosto puliti. Presto, il boss vuole che cancelliamo tutto. Non posso fare cipelluzzo. Che teneri quando sono ignari. Come andiamo? Siamo a metà. Ancora un minuto o due. La polizia sa che siamo qui. Il problema non è... Il problema è qui dentro. Siete l'assistenza? Ho scordato la password. Spider-Man! Lontano dal pannello! Ti
tappo la porta. Attenzione! Fermatelo! Fermatelo, il sistema non è ancora pulito. Più maleducati dei miei ex colleghi informatici. Devo accedere al pannello prima che cancellino tutto. Proviamo i loro sistemi di sicurezza. Oh, avete dimenticato di aggiornare il kernel? Nascondersi tra i server. E' da covardi. Persino per te. Disse quello che sta cancellando la sua cronologia. Dopo tutti questi anni sei rimasto sempre il solito moccioso ignorante. Vero, ma fa parte del mio fascino. Abbattete quella porta! Annientatelo, distruggete tutto! Ti insegno io! Guardati intorno, questa è opera mia! Tu cosa hai realizzato? Beh, una volta ho sconfitto un signore del crimine borioso e arrogante prima di colazione. Senza di me, la feccia che tengo al guinzaglio finirà fuori controllo e la colpa ricadrà su di te! È stato un lungo viaggio, Fisk. È quasi triste che sia finito. È solo il preludio! Beh, preparati per il Yuri. Un'esplosione ha... Ho visto. Fisk potrebbe aver minato l'edificio. Chiamo gli artificieri. Aprirò loro la strada. Facciamolo a pezzi! Ormai sei finito! Attenti, è in aria! Direi che sono finiti. Via libera, avanti! Ehi, ragazzi, le bombe fanno parte del piano di fuga. Sembrano intrappolati. Tu pensa a loro, noi cerchiamo le bombe. Tutti fuori! Evacuate l'edificio! Ho sentito altre voci da laggiù. Li troverò. Spider-Man! Devi aiutarci! Siamo bloccati! Lo sollevo. Uscite in fretta. Se potete camminare, aiutate i feriti, ok? Sì, sì. Via, via, forza! Grazie! Ce l'ha fatta! Andiamo! Ok, Willy, sto arrivando. Spider-Man, qui Yuri. Come va, capitano? Potrebbe andare meglio. Gli elicotteri sono danneggiati, è appena atterrato l'ultimo. Se Fisk chiama un elicottero, non possiamo impedirgli di atterrare. E nessuno che lo possa inseguire. Perché ho il sospetto che avesse calcolato tutto? Perché probabilmente è così. Diamine. Yuri, fai salire i medici, ora! Ci proviamo. Oh oh. Attenti! Che accidenti fa? Altri missili! Mi sembra un filo eccessivo, no? Impeditegli di volarsene in giro! Faccio scontare il cervello! Cos'è? La giornata nazionale dei missili! Fregato! È possibile che gli artificieri siano passati da qui? È qui! Prendiamolo! Non spingete! Ne ho abbastanza per tutti! Lo voglio morto! Sono fortunato! Ok, la stanza è libera. Gli artificieri devono essere più avanti. Spero stiano bene. Voi state bene? Stavamo per chiamare i rinforzi. Sono qui apposta. Va avanti, ti copriamo le spalle.
Attenzione, capo. Quindi voi leccavate le chiappe appese? Oh, non riuscirò più a togliermi l'immagine dalla testa. Prendiamolo! Ammazziamolo! Peccato che il vostro piano sia fallito, ma avete un piano B, farvi prendere a calcio. Ehi, Yuri, alcuni dei tuoi uomini erano pagati da Fisk. Per fortuna erano l'ultimo baluardo di Willy. Sono fuori dal suo ufficio. Prendilo. Ora. Con piacere. Scrivi le tue memorie? Non dimenticare il trattino tra Spider e Man. Preparate l'elicottero. Arrivo subito. Sono sorpreso di incontrarti. Ma il tuo teatrino finisce qui. Sai che riesco ancora a vederti, vero? 8 anni della tua insolenza. Oh, per me! Non dovevate! Devo aspettare l'occasione. Sta ricaricando. Che stai facendo? Com'è possibile? Che c'è, Willy? Sembri arrabbiato. Io ti distruggerò! Fa del tuo peggio! Facciamola finita! Non ho altra scelta! Era il momento giusto. Tu incarni tutto il male di questa città. Ah, stavo per dire lo stesso di te. Sapete cosa fare? Addosso! Ragazzi, addosso! Siete addestrati per combattere! Scombattete! È troppo veloce! Non accetto scuse! Cosa vi pago a fare? Proteggiamo il boss! No! So difendermi da solo! Imbecilli! Dove sono i rinforzi? Non lo so. Sarà inutile come la tua vita.
baciarci? Magari dopo, Finalmente vai a Riker, eh? Mi sa che lì dentro hai anche più nemici di me. Non illuderti che sia più di una breve parentesi. Ops, devo andare. Ehi, buona fortuna, Willy. Ho l'impressione che ti servirà. Idiota! Sono io ad assicurare l'ordine in città! Un mese! Tra un mese tutti rimpiangeranno la mia assenza! Kingpin sta andando in prigione. È la fine di un'era. Dovrei festeggiare. Con una vacanza, magari. Isolati. Ah, mi toccherà fare da solo. No, no, è pericoloso. Ammiro l'entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. Sei in ritardo, io... Wow. Hai iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Il dissipatore. Accidenti! Non dovremmo fermarlo? Non ancora. Resista! Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa... Ecco, i livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Che disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cos'è andato storto. Sei in pessima forma, amico mio. Vediamo qual è il tuo problema. Circuito è brutto. Ok, devo dire se comando. Ok, il video è il vantaggio.
Vediamo se funziona. Com'è nuovo? Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Secondo me abbiamo esemplari di qualunque tipo esistente di protesi. Oggi è il gran giorno. Il riesame per il finanziamento. Il lavoro procede a ritmo serrato. Non pensavo avremmo riportato l'attuatore tensile a un livello di tolleranza accettabile. Ma Parker, quel ragazzo è portato per l'improvvisazione scientifica. Quando io stavo per ordinare un pezzo di ricambio fabbricato su misura, lui è tornato dalla ferramenta con una bottiglia di solvente e uno spazzolino. E in un attimo il problema dell'attuatore era risolto. Un genio. Un genio in ritardo cronico. Sono già passate le... Ma è tutto finito. Non può essersi dimenticato del riesame. Scusi se l'ho delusa, Doc. Peter, grazie ancora per le revisioni a doppio cieco. Il riesame paritario è alla base della scienza stessa. Eppure, mentre lavoravo sulla nostra prova, una parte di me ha cominciato a chiedersi... È questa la soluzione migliore per l'impianto di nuovi arti? È strano, lo so, ma continuo a pensare che forse esiste un altro modo. Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. Composto di idrogel e polimeri. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Ok, devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Sono Yuri. Fisk è già arrivato a Riker. Niente Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel RAT. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito. Nuovo episodio dello show di Genesio. Chissà cosa pensa il mio ammiratore numero uno della cattura di Fisk. Bentornati a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Discuteremo dei problemi che affliggono la città con il vincitore del premio Pulitzer... Due volte! E il due volte vincitore del premio Pulitzer, nonché direttore del Daily Bugle. E spinge il libro! Come sempre, ordinando il libro del signor Jameson, Spider-Man, pericolo minaccia, nelle 24 ore successive al programma avrete una copia autografata gratuita. Niente dediche personalizzate, non chiedete, non ne faccio! Benvenuti a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Uno sguardo sulle minacce che nessun altro ha il coraggio di denunciare. Passiamo subito alle chiamate. Pronto? Non per fare polemiche, ma Spider-Man ha fermato Wilson Fisk e merita rispetto, no? Un boss della malavita in meno è un bene per tutti! Ah, sì? Beh, dimmi, sei un agente di polizia? Un PM? Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline.
Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce. Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Abbiamo appena recuperato una torre. Opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Fallo! Guardami le spalle. Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Così non vale! Attenti, è Spider-Man! Presto, l'attacco! Non posso colpirlo lassù! Fatto male? Ok, finito. Grazie mille. Ora visualizzo un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? No. Hai promesso che non l'avresti più. Spider Cop. Ti prego, no. Quindi sei tu la spia? Lasciami in pace. Sì, è lei. Ho detto di sparire. Lasciatemi stare! Sta zitta, donna! Non toccatemi! Aiuto! Lasciatela stare! È Spider-Man! Mettila! Io sono del colpo! Ragno maledetto! A posto, madame. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fist. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Non ne assaggio una fetta da tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider tipo. Mi chiamo Spider-Man. Da lì potrei avvistare la prossima torre. Dominando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza.
Ma stai parlando in terza persona? No, certo che no. Il capo sottovalutava Spider-Man. Quasi lo considerava una mina vagante. Me ne sono già pentita. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai crimini. Bingo. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? Oh, wow! Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. La cassa forte, forza! Ehi, ragazzi! No! Oh! Spider-Man! Spara! Dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto. Ehi, Yuri, sto per riparare l'ultima torre di Chinatown. Sarà Spider-Cop a ripararla, semmai. Ho riflettuto, Yuri. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop, beh, ormai non è più un ragazzino. Dimmi che stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Oh, grazie a Dio. Datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta. Accidenti, non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Dottore, com'è andata con la commissione? Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare. No, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque per oggi è finito. Posso lavorare tranquillo al mio costume. Per questa sera Doc sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto.
Stiamo provando a perfezionare la componente meccanica delle protesi. Meglio controllare il lavoro di Doc, non si sa mai. Doc ha compiuto significativi progressi nel corso della sua carriera, ma la Oscorp gli ha sempre rubato la scena. Stavolta andrà diversamente. La laurea. Quanto tempo è passato? Fu Doc a seguire il mio stage e a insegnarmi che si può fare del bene anche con indosso un semplice camice, non una calzamaglia. Forse anche di più. Parker! Dottor Octavius, che cosa ha lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. Ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare... Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma... se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo, resterà un segreto. Va, ti lascio lavorare. Controlla l'email. Spero che Doc non voglia licenziarmi. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man è la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo, aumentando al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico, Otto. Ragno bianco, eh? Dovrebbe funzionare. Permesso, sono in ritardo! Fate largo! Niente male, Spidey! Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe!
Spider-Man. Ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. Che la città sta allestendo contro il crimine. Ebbene, non è ancora in funzione. E sapete perché? Perché qualcuno li ha fatti risapire e hanno deciso di non violare le libertà civili? No! Perché quei burocrati incompetenti hanno costruito una rete che si schianta più spesso di un alcolizzato su un autoscontro. Così le vostre tasse sono finite in fumo e alla città non è rimasto nulla. Ma viste le premesse, questa debacle somiglia quasi a un lieto fine.